Consigliere Abbate, vuole intervenire ora o aspettiamola? Prego, ne ha facoltà. Allora, intanto stiamo... Ci siamo? Intanto stiamo parlando di un argomento molto importante, parliamo delle società partecipate che hanno una funzione strategica visto che rappresentano istituzionalmente il braccio operativo di una amministrazione. Ma preliminarmente devo stigmatizzare, al di là delle giustificazioni che poi possono anche avere una valenza, hanno una valenza soggettiva, l'assenza del sindaco e l'assenza anche di altri membri della giunta. Non so perché, sembra quasi che il Consiglio Comunale per il sindaco e per buona parte della giunta rappresenti, non so, quasi un peso, un fastidio, ma questa è una mia valutazione, visto che quando noi dell'opposizione parliamo, il sindaco puntualmente e sistematicamente esce dall'aula o, peggio ancora, in altri casi non è proprio presente. Ma al di là di questa premessa andiamo al quid, andiamo al nocciolo della questione. Vista la funzione strategica, dicevamo, delle società partecipate, già il sistema che la singola dimissione di un membro del Consiglio di amministrazione faccia decadere l'intera società partecipata, già questo comporta un rallentamento della macchina amministrativa. Già questo è, come dire, un vulnus all'efficienza amministrativa di un ente. Sappiamo anche, diciamocelo perché non crediamo certo agli asini che volano, che le società partecipate, i membri sono di natura politica, molte volte sono delle compensazioni elettorali a chi non è stato eletto o comunque a chi ha dato un contributo in campagna elettorale, quindi pochi membri tecnici ma prettamente, puramente politici, partitici, un sistema comunque partitocratico da spoil system. Io esprimo parere ovviamente contrario, perché mi sembrerebbe davvero una scenetta il fatto che un consigliere, un membro del Consiglio di amministrazione possa dimettersi, far cadere la società e poi magari ritornare nella stessa società. Quindi esce dalla porta, poi rientra dalla finestra o viceversa. Quindi mi sembra davvero una situazione contraddittoria, così come ho evidenziato il fatto che un solo membro che si dimette, che fa cadere l'intera società, anche qui è un qualcosa, ripeto, che rallenta la macchina amministrativa. Quindi queste sono le ragioni per le quali esprimerò parere negativo. Grazie consigliere Abbate. Ha